Raga, buongiorno. Allora, che dirvi? Praticamente sto continuando ad utilizzare questo fondotinta qui Cushion che vi dirò, mi sta piacendo tanto. Appena applicato sembra molto molto chiaro, però poi fidatevi che ossida abbastanza. E poi invece sto consumando questo blush della Essence. Che ci sono un po' combattuta perché c'ho dei giorni che mi piace e dei giorni che non mi piace. A volte mi fa le macchie, a volte no, a volte me ne esce tanto, dipende non lo so, dal momento, dalla formula, dipende da tante cose, però anche se tutto sommato, ecco, l'effetto non è proprio malvagio. Se dosato bene è carino l'effetto, però non so, ho visto blush molto più performanti, cioè a confronto quelli di Sheglam sono meglio, ecco, ma non per un fatto di proprio per un fatto di colore, ecco, a volte sembra che colori di più, altre volte mi sembra che colori meno. Ecco, proprio per questo fattore qui. Io la pelle la preparo sempre allo stesso modo, però non lo so, sembra che faccia un po' di macchie, ecco. Poi vado a mettere il mio solito correttore, che è questo qui del Rimmel. Questo qui lo sto utilizzando perché in realtà è molto chiaro per me. Penso che la prossima volta prenderò un'altra colorazione, perché è veramente troppo chiaro, anche se andiamo incontro all'inverno, però ecco, non lo so, fa tipo effetto molto porcellana e io sono tipo un avorio, quindi non lo so, secondo me dovevo prendere Ivory, che pure è molto molto chiaro. Quindi io cambiai in Classic Ivory, eppure era chiaro. Stavolta devo fare meglio di swatch, perché come correttore, raga, non è niente male e non si infila. Se lo stendete bene non vi si infila neanche nelle pieghe. L'importante è stenderlo bene, perché con quello là della Catrice, che era molto idratante, si infilava un po' nelle pieghette. Poi a seconda sempre del contorno che avete, eccetera eccetera. Poi ultimamente, per il correttore, per non far fare le pieghe, lo sto fissando con questo pennello qui, che mi ci sto trovando abbastanza bene, devo dire. Quindi io faccio prima questo step qui, in modo che non si sposta il correttore. E ho capito anche che forse per me ci vuole una formulazione né troppo secca, perché mi va a segnare, tipo quello dell'Infallibo della L'Oreal mi va a segnare, e né troppo idratante. E questa qua, raga, è giusto compromesso. Devo vedere solo il multitasker concealer, devo vedere solo la colorazione per me un po' più adatta, ecco. E niente, poi ci vado col piumino. Questa cipria, se vi devo dire che mi piace, non mi piace, perché è troppo rosata e io la utilizzerei solo per le occhiaie, sinceramente. Però mettermi a fare la cipria per le occhiaie, la cipria per il viso, raga, non ho voglia. Cioè, detto proprio bello sinceramente, non è che ne ho tanta voglia. Infatti questa cipria va ad annullare l'effetto, ecco, di ossidazione che mi fa il fondotinta, perché il fondotinta senza questa cipria, ma con un'altra cipria l'ho provato, ossida un po' e diventa, vedete, quasi il mio colore della pelle. Vado a mettere un po' di bronzer. Questo, raga, questo della Revolution non mi è mai piaciuto, giuro non mi è mai piaciuto, perché era troppo aranciato. Però se dovete aggiustare un fondotinta, un qualcosa di chiaro, ecco, secondo me è ottimo, perché è molto leggero, quindi se volete vi fate il contour a parte con un'altra tonalità e poi con questo qui, insomma, ci andate
a scaldare un po' e usandolo. Raga, poi continuo con questo blacettino qui che l'ho ritirato fuori di Mesauda ed è molto molto carino e per l'estate un po' scuretto, vi dirò, mi piace più, ecco, mezza stagione inverno, non lo so, io sono un po' così con i trucchi, nel senso che d'estate preferisco le cose. Scusate ragazze, ma mi tra corrieri, mia mamma, insomma, questo video sta venendo un po' un macello. Comunque vado a mettere anche questo illuminante qui che è molto molto bello. Me lo regalò una mia amica. E costa 20 euro, raga, 20 euro per un illuminante, però ha un profumo, cioè a me piace proprio mettermelo e poi rilascia tanti piccoli, adesso non si nota, però sono, vi assicuro che sono dei brillantini troppo troppo belli, vedete tutti i brillantini, molto molto carino. E questo qui io lo metto sempre sempre e niente, questa è la mia base, la mia base di oggi, e vi voglio far vedere una palette che mi è appena arrivata, di cui non sto sentendo più parlare nessuno, però secondo me è iconica e niente, quindi ci vediamo nella parte 2.